Lettori di cronaca qui, ci vediamo il 3 maggio al Pala Alpi Tour di Torino. Per il concerto di Elio Le Storie Tese! L'ultimo! Difficile stare, rimanere seri davanti a Elio e Le Storie Tese. Stiamo già, perché... già, stiamo creando già una sigla per cronaca qui, fa così. Cronaca qui. Bella, bella. Piccolo jingle. L'abbiamo preparata da due mesi. No, no, ci abbiamo lavorato negli ultimi 60. È gratis, eh? Ah, bene, 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 buono sapersi, così la useremo tantissimo. Allora, noi siamo qua con gli Eli, manca qualcuno, soprattutto il nostro amico torinese, ma insomma l'abbiamo sentito, lo sentiremo ancora. Gentleman, ciao gentleman. Sono già sciolti. Gentleman from Pinerolo. Sì, perché è un gruppo che si sta sciogliendo, quindi ci sono degli elementi che sono già mezzi sciolti. E infatti noi siamo proprio qua per presentare... Noi siamo ancora interi. Arrivedorci, sì. Che è un insomma il titolo dell'album, ma è anche una certezza, una garanzia. Guarda, sono tre cose in una, te le posso descrivere. Se uno volesse, diciamo, uno ha degli strumenti moderni, ha il CD player, che non è neanche più tanto moderno, e vuol comprarsi un CD, c'è un doppio che contiene della musica suonata così bene che sembra finta, e invece eravamo proprio noi a suonarla, compreso Arrivedorci e il Circo Discutibile. Mettiamo che uno sia uno antico e c'ha addirittura un giradischi, quelli dove metti quel coso grosso col buchino qua, col braccetto. Abbiamo bene, anche il vinile. Esce il quadruplo. Cioè, perché quel doppio CD si trasforma in un quadruplo vinile, un packaging che tu lo vedi e dici no, c'è gente che ha provato piacere fisico dentro. E dici vabbè, ma è tutto bellissimo, ma io vorrei anche sentirli suonare dal vivo questi qua. Bene, c'è anche un tour possibile. Sì, 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 è possibile, ci sono anche delle date. Quando arriva a Torino il tour? 3 maggio, sì, 3 maggio, è pazzesco. I biglietti stanno andando a ruba. 3, 5, 3, 5. Infatti basta rubarli, comprarli, per favore. È l'ultima data a Torino. Ma è l'ultimo concerto davvero? Sì, sì. Dei gruppi Le Storie Tese, sì. Diciamo, se uno... farete come i Pooh e poi... No, 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 può darsi. Vorremmo fare... Potremmo suddividerci in sottogruppi, tipo non so, loro due che vanno in giro con Elio, Le Storie Tese Experience, io vado in giro con The Story of Elio, Le Storie Tese, non si sa, però comunque volete venirci a vedere dal vivo, volete sentire una band che suona veramente dal vivo, una che suona un cantante che canta intonato che non si legge i testi sul gobo, bene, venite al concerto. Ma qual è stato il motivo che vi ha portato a scegliere di sciogliervi? Di sciogliervi? Ce ne sono stati tanti. Adesso. Ce ne sono stati tanti. Ce ne sono stati tanti. Il più importante, diciamo, il più interessante di tutti è che è una scelta in perfetto stile Elio e Le Storie Tese, nel senso che non abbiamo mai suonato così bene come in questa fase, per cui perché non scioglierci proprio ora, quando siamo al top, in modo tale che la gente ci abbia in mente al top. Esatto, è come aver fatto l'amore alla grande e la tua parte dice ancora, no, basta così, non voglio pensare di poter peggiorare. Anche perché quando arrivi a fare l'amore a 60-70 anni c'è sempre il sentimento, ma la qualità è un po'. Invece se no, vogliamo... Poi bisogna prendere droghe per mantenersi. Invece noi siamo arrivati a questo punto senza droga. Bene, e cosa farete dopo? Tante cose. Siamo un... come si usa dire, come si dice in inglese, noi siamo un pool di persone, di creativi, esatto, di creativi che abbiamo, che hanno tante idee in testa, tantissime, e che non si vogliono, come dire, togliere nessuna possibilità, esatto, per cui si, come si usa dire anche in un altro posto, invece si chiude una porta, si apre un portone. Bravo. Perché si aprono nuove possibilità creative alle quali noi non vogliamo porre nessun limite, fai neanche quello del nome di Elio Le Storie Tese. Va bene, io ve la butto lì, io intendo fare lo stilista, no, io voglio fare lo stilista, ho già pensato una mia moda per il 2019, oltre ai buchi sulle ginocchia, anche un buco sulla patta proprio, gigante, che può essere molto stimolante perché vai in giro e ha per attirare le persone. Questa è la prima idea. Il degustatore di acque. Com'è? Dura, e poi scriverò delle cose un po' a caso come tanti. Ma a Torino non si può fare. No, perché? No. Perché? Vino. Ha solo vino? Assolutamente. Vabbè, invece... Posso essere io? Io bevo e basta, e taccio. No, io vorrei fare l'influencer perché ho visto che praticamente non si fa niente e si prendono un sacco di soldi.
per cui io cerco quello. Io ho fatto il cantante, beh, alla Ferragni chiaramente, che è la più grande influencer al mondo, però ce ne sono anche altri giovani dai quali sto imparando già, e inizierò presto a tentare di influenzare tutto il pubblico. Ma io un po' di tempo fa ho preso l'influencer e sono stato a casa per 2 o 3 giorni con un febbrone che lo sto dicendo. Comunque, rispondendo a tante domande che chiedono come potrebbero tornare insieme gli Elio Storie Tese, potrebbero tornare insieme con l'offerta di un magnate russo che ha, alla quale non puoi dire sicuramente di no, no. O al limite proprio per appagare anche giustamente un po' di quello che ci deve tornare, perché abbiamo fatto tanto anche per la musica italiana, un referendum proprio nazionale, nazionale. Beh, tanto si fatta domenica, abbiamo il tour, per poi abbiamo insieme il tempo. Noi stabiliamo un quid, tipo, so, 50.000 firme sopra le quali potremmo anche tornare insieme. Troppo poche. 100.000. 100.000. Un miliardo. Un miliardo di firme. Beh, occhio, okay. Perché magari arrivano queste firme. No, vediamo. No. Ma allora, parliamo poi velocemente anche del disco, cosa troviamo nel disco e cosa troveremo invece in questo tour, nell'ultimo tour. Nel tour troverete delle cose desuete che non si usano più, cioè suonare dal vivo veramente senza le sequenze, senza le basi, cioè cose che è uno dei motivi per cui riteniamo di essere fuori moda, di essere ormai passati, perché si usa suonare dal vivo. No, ormai si porta con una piastra. Suonano i giradischi, suonano i dischi. Esatto. Altra gente come i disc jockey, per esempio, guadagnano tanti soldi suonando i dischi. E attirano molto più pubblico. Quindi faremo una roba antica, però siccome è l'unica cosa che sappiamo far bene, anche se inaccettabile certe volte, ma la sappiamo far bene, faremo una cosa antica, un tour suonato bene con delle tante belle canzoni e pura musica. Quanto dura? Tre ore. Esci dal nostro concerto dicendo porca vacca che concerto, non finiva più. Testuali parole. E ci sono delle ragazze, adesso non voglio dirlo per autocelebrarci, ma che comunque tornate a casa hanno scoperto che la nostra musica le aveva aiutate a individuare il punto G. Con precisione scelti tipo come il GPS, cioè a un certo punto guardate questo pallino illuminato. Super giovane è sempre stato G. Un testo con un secondo super G, cosa voleva dire, esatto, no? Ma questo per dire uno degli effetti collaterali della musica dal vivo degli Elio Storie Tese, roba incredibile, per non dire ragazze che si innamorano perdutamente, ma anche ragazzi, perché comunque noi diciamo un po' tutti. Invece il disco che è uscito il 20 febbraio, come sta andando bene? Bene, piace. Tra l'altro va molto bene il vinile, adesso a parte gli scherzi, il vinile domina le classifiche. In classifica col vinile. Bene. È proprio un long playing, come si diceva una volta, quadruplo. E invece parlando di Sanremo, questo ambito è sudatissimo. Ultimo posto. Sì, è stato un Sanremo. Diciamo che in extremis ci abbiamo fatta a ciuffare questo ultimo posto a cui ambivamo da quando abbiamo fatto la terra dei cachi, no? Perché ci siamo accorti con gli anni che è tutt'altro che semplice arrivare ultimi, perché innanzitutto devi partecipare per arrivare ultimo, quindi se sei un cane chiaro che arriveresti ultimo, ma non ti accettano, per cui bisogna far credere di essere bravi, arrivare lì e poi fare in modo di arrivare ultimi. Ma se fai credere troppo di essere bravo, poi gli altri ci credono che sei bravo e non arrivi ultimo. È faticosissimo. Quindi non è stato per niente facile, però alla fine devo dire che ce l'abbiamo fatta, ci siamo impegnati tantissimo e ora possiamo esporre al petto, insieme con tutti gli altri onori, anche questo stemma dell'ultimo posto del festival, del quale ci vanteremo per tutta la vita. Quindi inaspettato ultimo posto, che però insomma in radio invece il brano va bene. Ma sì, ma cioè, un po' come succede, va un po' troppo bene. Sì, va un po' troppo bene. In realtà noi ambiremo a andare male anche in radio, però va bene. No, sì, sono delle pippe nostre. Adesso io non voglio. Com'è stato questo Sanremo così particolare? C'eravamo anche noi, insomma, ovviamente. Ma non è stato facile perché il festival è già duro per conto suo, perché chiaro che il pubblico non sa che la cosa più importante del festival non è certo andare sul palco dell'Ariston,
come tu ben sai, ma è fare le interviste tutti i giorni, esatto, affrontare la folla che ti vuole mangiare, tipo come quando entri nel fiume che ci sono i piranha, appena esci dall'Ariston, allora bisogna passare in mezzo alla gente senza farsi vedere, e dopo che hai passato, diciamo, dalle più o meno dalle 10 della mattina fino alle 6, tutta questa roba qua, intervista, piranha, intervista, piranha, intervista, piranha, poi alla fine c'è anche, diciamo, questa che poi, diciamo, questo allegato, il momento più riposante, poi se vuoi, è stare sul palco, dura troppo poco perché dopo vai a cena e anche là c'è tutto, quindi questo già era una roba dura. In più poi l'assalto che ci hanno fatto, diciamo, i colleghi che ci hanno accusato di aver portato al festival più che un pezzo, un crimine contro la musica, diciamo, esatto. Forse perché l'abbiamo cantato troppo bene, forse perché no, è che è un lettore, allora noi abbiamo pensato un lettore, ma durante il festival deve venire sempre fuori qualcosa, e no, allora, perché vedi il problema qual è, il corso è il mondo della, anche gli addetti ai lavori, che perdonatemi, ne sanno più di chiunque altro di musica. Quindi, che noi ingenuamente che siamo, sì, ma per dire alla milanese, noi siamo quattro pirla che siamo lì che strimpelliamo da qualche tempo, ma non abbiamo ben chiaro il meccanismo della composizione di un brano, della musica. Quindi noi ingenuamente abbiamo pensato, se saremo, visto che le altre volte siamo andati con le canzoni spumeggianti, forse conviene andare con Lentone Straccia Mutande. Lentone Straccia Mutande è comunque indicato per il Festival di Sanremo. Niente, non va bene neanche Lentone Straccia Mutande. Non gli va mai bene niente. Non è mica negativo, perché questo ti fa vedere che non è vero che il mondo del lavoro è in crisi. Perché puoi far qualunque cosa. Io per esempio ho intenzione di andare a fare il giudice al pattinaggio artistico delle prossime Olimpiadi, perché se uno fa il giornalista e parla di musica, e penso che abbia delle competenze, io penso di avere delle competenze per giudicare il pattinaggio artistico. Ancora, cosa credi? Io anch'io ho delle competenze di boxe, tipo per esempio il pugno e il pugno da sotto. Sono sempre pugni, alla fine sono pugni. Mi hanno già chiamato Sky perché ci sono delle alla cose fine sono pugni, è gente che tira pugni. Già, c'è da dire, quello lì è andato giù, c'è quello che conta. Insomma, ma purtroppo durante Sanremo, insomma, c'è bisogno qualcosa Sanremo, deve Sanremo fuori. Sanremo. A volte anche stupidamente maniera, questo pezzo non l'avevamo fatto 2 anni fa. Perché se avessimo fatto questo pezzo 2 anni fa e l'avessimo presentato per esempio a Sanremo Giovani con allora la storia com'è adesso, con il nostro 30% eravamo sì, sì, ma allora racconta la tutta. Inizialmente nella nostra canzone c'era tra gli autori anche Paul McCartney, che aveva pensato a un ritornello così, cioè dopo tipo invece ecco, di abbiamo anche prima di cioè lui dall'Inghilterra ha scritto oh ragazzi ho pensato questo, ci ha dato questo ritornello che fa tipo così oh bladì oh bladà la vita, abbastanza bello, orecchiabile. Non ti è piaciuto? Qual era il problema? Che messo in mezzo al nostro pezzo occupava il 35% della canzone, quindi dal regolamento non potevamo mettere questa bellissima trovata dell'amico Polo. Che peccato. Peccato. Vabbè, comunque, in radio va, la cantiamo, ci divertiamo. Ci divertiamo. Però immaginatela con Obladé, divertiti molto di più. Per un 5%, porca miseria. Magari troveremo una Arrivederci in un prossimo Sanremo Giovani. No, oppure in un disco di Paul McCartney. Brava, potremmo fare l'incontrario. Facciamo il contrario. Va bene, allora partirete da il tour, partirete da Montichiari, da Montichiari, il 20 aprile, sì, poi andremo in cittadine meno importanti finché il 3 maggio arriveremo qui, cari amici, a Torino, il 3 maggio. Il tour di Costa Sebastopoli, i biglietti sono già in vendita da un pezzo, meglio alcuni sono già stati venduti. Ma è vero che voi avete regalato anche, siete riusciti a regalare i biglietti a chi ha partecipato al vostro concerto? Sì, è vero, perché mi dicono che è vero. Giustamente l'avevamo pubblicizzato come l'ultimo concerto in assoluto. Poi, visto che le richieste erano tante, volevamo salutare più gente, però abbiamo detto, sei venuto da Bari comprando un biglietto a Milano, credendo che fosse l'ultimo concerto, puoi tornare a Bari
e ti verrà dato il biglietto. E quindi gratis. Noi avremo anche, in ogni città ci sarà qualcuno che ha vinto un omaggio da voi. Milano, sì. Bello, perché, bello. Perché sai, non ci siamo andati tutti. Avete premiato i volevate approfittare? No, 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 non volevamo approfittare mai. Posso fare un messaggio a Torino? Certo, Torino, c'è stata un'epoca in cui eri capitale d'Italia. Perché non ti ricandidi per essere capitale d'Italia? Fine del messaggio. Bello, bello. Ma così mi piace, perché no? Perché mi piace pensare in così un caso. Quando arrivo qua penso che è stata capitale d'Italia e vedo delle cose positive. Che non giustifica. E sarebbe così bello. Bella, bella, purtroppo è un'altra la capitale d'Italia. E io cosa dici, Torino? È molto bella. Sì, ci sono stato tante volte, tantissime volte. Ci venivo anche quando ero piccolo con il papà, andavo a vedere il toro. Quando c'era in porta Vieri, Lidovieri, poi c'era Castellini, che erano gli ultimi portieri, questo non lo sai neanche tu, che all'improvviso impazziti partivano dall'area con il pallone e andavano da scattavano, certo, come Chiroga. Erano dei pazzi, sì, sì. E invece il tuo ricordo di Torino? Ma io il ricordo di Torino è una fiera dell'auto, con la mamma, proprio da piccolissimo, adesso non la faranno neanche più perché il salone dell'auto. È il salone dell'auto, e mi ricordo che venivo a vedere queste macchine per me da sognare, ed era un bel ambiente, era l'ambiente della Fiat, quello vero, insomma, della fatica. Non solo della FCA, no, della, no, Fiat. No, della Fiat. Fiat. Della Fiat. Tu sei interista comunque, però. Sì, sei interista. Sì, perché quel dito, sì. No, no, perché essendo filogranata... Sì, bene, 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 amo bene. Anche Granata, amo anche bene, Granata per via del papà che tiene per il toro. Va bene, allora ricordiamo i lettori di Cronaca qui, poi avremo anche noi probabilmente delle sorprese legate al concerto del 3 maggio. Per i lettori, per il concerto degli Alessandri Tese, non sarà una sorpresa solo per i lettori. Ah, ok. Ah, solo per i lettori, quindi noi possiamo stare tranquilli. Una sorpresa, un omaggino, poi... A meno che ci mettiamo anche noi a leggere, allora diventa una sorpresa anche per noi. Potreste assistere al vostro concerto. No! Beh, questo sarebbe fantastico, È il super top del top. Posso dire una battuta di spirito fantastica? Certo. Sapete qual è il disinfettante più famoso a Torino? Qual è? La mucchina. Te la lascio lì un po' da... Invece è stata capita.